La Sardegna è la seconda isola italiana. Situata a 12 km dalla Corsica, a 120 dalla Toscana, si staglia al centro delle acque del Mar Mediterraneo. L'isola si contraddistingue per la straordinaria bellezza delle sue acque cristalline che circondano tutto il periplo, dove l'azzurro intenso si fonde con il verde smeraldo e il candore della sabbia. Ma la Sardegna non possiede solo una costa mozzafiato. La forza evocativa della regione si racchiude nella varietà dei paesaggi dell'entroterra che alternano le rocce dei monti alle pietre degli altopiani. La Sardegna è terra antichissima. Testimonianza del suo passato sono le vestigia lasciate dalle conquiste dei diversi popoli che si sono susseguiti nei secoli. Una delle seduzioni della Sardegna è l'arcipelago della Maddalena. Sette sono le isole che lo compongono, tra le quali le più grandi Maddalena e Caprera. Quest'ultima, conosciuta come l'isola in cui è vissuto ed è sepolto l'eroe dei due mondi. E poi una serie di isole disabitate e incontaminate, tra cui di straordinaria bellezza è Budelli, famosa per la spiaggia di sabbia rosa. Di fronte all'arcipelago, le rocce della Gallura, rocce che il vento ha ridisegnato nelle suggestive forme di animali. La Costa Smeralda, ritenuta una delle più esclusive località del Mediterraneo, ha nei suoi porti un punto nevralgico. Porto Cervo, paradiso del jet set internazionale, è un punto di ritrovo della vita mondana di giorno e di notte. Porto Rotondo, un'altra delle perle della costa, famosa fin dagli anni 60, ha nella piazzetta il luogo d'incontro degli abitué dell'isola. Ma la Costa Smeralda non è solo vita mondana, è anche un luogo di piccole spiagge, cale solitarie tra audaci promontori, rocce di varie forme scavate dal vento, utilizzate fin dal Settecento come abitazioni e conosciute col nome di tafoni. Cagliari, adagiata sulle coste meridionali dell'isola, è la città più importante. Il suo lungomare si affaccia su un porto in continua espansione che esercita un'importante funzione economica. Del periodo romano resta l'anfiteatro scavato nella roccia. Notevoli sono le torri pisane, esempio dell'architettura medievale, e la cattedrale dedicata a Santa Maria Regina dei Sarti, nel rione Castello, che conserva caratteri spagnoli. Sassari, situata in una pianura calcarea, scende verso il Golfo della Sinara. Nasce nell'antichità come piccolo borgo, ma ben presto si sviluppò in un attivo centro commerciale. La città è sede della più antica università della Sardegna. Prestigioso è il Duomo, nel cuore del centro storico, edificato su una pieve romanica del XII secolo. È un vero e proprio mosaico dell'antichità. La Sardegna è tradizioni e folklore. Usi, costumi, danze, musiche e canti sono espressioni di una cultura tramandata oralmente che rende il popolo sardo particolarmente orgoglioso della propria appartenenza. Come la spettacolare Sartiglia, una gloriosa giostra equestre che si celebra a Oristano ogni carnevale. La
La cultura agropastorale caratterizza la cucina sarda, che vive di sapori genuini, come i formaggi, ricchi di originalità, come le seadas e gli altri dolci a base di mandorle e miele. Al centro della sua arte culinaria sono le carni arrostite e speziate, prodotti pregiati come la bottarga e le aragoste. In Sardegna la natura ha aggiunto qualcosa di più, ridisegnando un mare dai colori unici e irripetibili, quasi a voler dimostrare la propria forza creativa. Insenature magiche, scogliere dalle forme insolite, fondali inviolati che sorprendono il visitatore in un susseguirsi di rinnovate emozioni.